Domenico, era il big match della serata, non, le condizioni atmosferiche, vabbè, a parte il freddo, però il campo c'era, devo dire che non ci sono parole per descrivere questa vittoria, direi. No, assolutamente, perché ho chiesto ai ragazzi di fare una partita di più di quello che sono capaci a fare. L'hanno dimostrato, perché questa squadra qui merita di essere al nostro pari. All'andata ci hanno segnato così agli ultimi minuti, però non meritavamo. Invece questa volta qui le abbiamo dato una dimostrazione che i ragazzi ci hanno creduto veramente e hanno giocato anche una bella partita, grazie anche al loro portiere. Senti, volevo chiederti una cosa. Adesso quest'anno veramente sembra che non avete limiti. Cioè, adesso dopo la Coppa di Natale, primo posto nel girone, cos'è che è cambiato? Cioè, siete già una grandissima squadra, anche l'anno scorso avete dimostrato. Passano gli anni e siete sempre più forti, sembra. No, questi qua è che bisogna sempre tenerli sull'elastico, questi, no? Perché se li lasci andare cominciano a fare il tac e punta, no? E allora a me mi urta, perché questi qua sono gente che ha giocato a pallone, lo sanno cosa sono capaci di fare e sanno anche il carattere del cavolo che ho io, no? Loro, per non sentirmi gridare, si devono applicare. Giustamente ti prendi anche il merito di tutto questo. No, il merito di tutti loro, io più di gestirli, quando uno è capace, voglio dire, è giusto, è il merito è loro. Se ti vogliono far perdere è inutile, non si impegna, però sanno che puntiamo sempre. Io dico sempre, ragazzi, siamo lì, dobbiamo fare la partita, giochiamocela. Poi gli avversari sono più bravi, merito loro, però noi non dobbiamo regalare niente. Pian pianino stiamo facendo un po' di fatica anche con degli innesti nuovi e stiamo giocando un bel calcio anche. Faccio l'ultima domanda, facendo gli scongiuri, perché il calcio a scaramanzia esiste, Rimini comincia a vedersi da vicino? Beh, adesso oggi ti dico la verità, abbiamo fatto un grosso passo avanti, perché penso che questa squadra qui ha dei grossi meriti, però oggi noi avevamo un qualcosina in più, dai. Ti faccio i complimenti a te e alla squadra. Alla prossima. Ciao. Ciao Domenico.